Mister Iuliano, lo rivediamo stasera qui come allenatore del Partizan di Tirana, dopo che 2 anni fa invece era con il Latina tecnico dei puntini. Allora, un giudizio sulla partita di questa sera. È una partita, no, una bella partita, siamo divertiti, ho visto 2 squadre nella fase di preparazione diversa, la Ternana pronta per il campionato, mentre noi siamo ancora all'inizio, quindi siamo un po' imballati, però ho visto buone cose da ambedue le formazioni, sono molto soddisfatto dei miei e faccio naturalmente un in bocca al lupo alla Ternana. Mister, come mai hai scelto questa avventura nel Palermo? Perché mi hanno convinto con i programmi, sono stato in una città bellissima, mi hanno messo a disposizione tutto quello che di cui avevo bisogno, ho conosciuto i ragazzi e si è stato feeling sia col presidente sia con la squadra, feeling per il primo impatto, e sono veramente contento di questa avventura e ci prepariamo per cercare di far bene in campionato. Anche siamo ancora all'inizio, sono molto soddisfatto dei miei ragazzi. Ecco, l'obiettivo è quello di migliorare il secondo posto l'anno scorso. Ecco, sicuramente no. Quello è il nostro obiettivo, però vincere non è mai facile, bisogna lavorare molto più degli altri, bisogna essere più bravi degli altri, bisogna essere più furbi degli altri per cercare di migliorare quello che è stato fatto. Bisogna comunque dire che è una società che ha sfiorato continuamente il successo ed è quasi ora che il presidente e i suoi tifosi si prendano soddisfazione di qualcosa di più. Della Ternana, mister, che ci dice? Lei che è un conoscitore di calcio, ha vinto tanto in carriera da calciatore, anche come allenatore. No, come sono all'inizio, ho tanto da imparare, ho tanta voglia di insegnare quello che la mia esperienza da calciatore, da allenatore, mi ha permesso di arrivare a dei buoni livelli e cerco di trasmettere ai miei ragazzi quella voglia di combattere, la voglia di arrivare, di primeggiare, perché è il nostro obiettivo, è primeggiare, e devo dire che mi stanno seguendo e sono veramente contentissimo. Riguardo alla Ternana, naturalmente è una squadra completamente rinnovata, se non sbaglio, e hanno preso un allenatore che ha delle capacità, hanno una società nuova che ha voglia di far bene, ho visto buone cose, magari c'è forse qualche dubbio sul modulo, partono magari con un modulo, cambiano spesso, non so se è una tattica, se è una cosa che vuole l'allenatore, cambiano spesso modulo, e vuol dire che sanno fare più cose. Bisogna fare stare in bocca al lupo e vedere quello che succede, il cambio della Serie B lo sapete meglio di me, è l'impossibile e il possibile insieme, magari parti per far bene fai male, parti per salvarti, ti trovi nei playoff, addirittura sali, quindi non potrei mai dire quello che sarà, perché finché non vedi una buona parte di campionato mai nulla è deciso. Mister, invece il campionato è quello albanese? Quello albanese è un campionato tecnico e fisico, molto completo, perché sono dei talenti straordinari a livello tecnico, che magari a livello tattico devono apprendere qualcosa, ma la cosa che più mi riempie di gioia è che sono un serbatoio da riempire, hanno voglia, sono delle spugne, hanno voglia di imparare e basta pochi allenamenti per eseguire quello che gli chiedo, quindi sono veramente sono sorpreso, soddisfatto e motivato ancora di più, perché questi ragazzi mi permettono ogni giorno di proporre partite tecniche nuove, proporre schemi nuovi, e loro vogliono continuamente, mi chiedono di fare di più, cosa che magari in Italia a volte è difficile. No, è difficile perché magari i giocatori più esperti pensano di sapere già tutto, i ragazzi sono magari ancora acerbi perché vengono mandati dalle grandi squadre, quindi a volte è un po' più difficile lavorare. Cosa che devo dire, non ho riscontrato dai più grandi ai più piccoli, hanno tutti veramente voglia di migliorare e mi seguono in qualsiasi cosa, quindi sono molto contento di questa scelta e contento di lavorare, perché alla fine bisogna sempre lavorare bene soprattutto e cercare di portare risultati che la società chiede.
che rosa anche alcuni nazionali, è proprio sì. Mister il CT della nazionale palese, Cristian Paolucci, no? Cristian, era un onore di vederlo. Mi conoscete, sì, hai già avuto modo di parlare? No, ancora no, perché io sono stato poco a Tirana perché ho dovuto riorganizzare quello che era l'aspetto tecnico perché ogni cosa che succede all'interno della città deve passare dalle mie decisioni, mi è andato carta bianca, quindi ho avuto poco tempo. In poco tempo ho dovuto riorganizzare alcune cose che non andavano, quindi il fatto che Cristian sia in nazionale è un vanto sempre negli italiani, il fatto che De Biasi abbia contribuito alla crescita di un paese che è in via di sviluppo in maniera eclatante. Invito le persone ad andare a visitare questo paese che, di cui sono rimasto affascinato in così poco tempo e non pensavo di trovare questa voglia di calcio, questa voglia di apprendere che con De Biasi ha incanalato tutto il paese in questa direzione di crescere sia a livello politico, economico e sportivo. Senta mister, un'ultima domanda. Quanto ha contato nello sposare questo progetto del Partizani Tirana la figura prestigiosa del direttore Luciano Moggi? È stato molto importante. Perché lui conosce tutto di me, anche mi ha seguito quando allenavo a Latina, quando allenavo le giovanili, perché sapeva che a me piace lavorare con i giovani. Questa è una città che mi ha voluto fortemente, ho cercato anche in tutti i modi di convincermi a sposare questa casa, ma ci devo dire la verità che ci hanno messo poco perché è bastato farmi conoscere il mondo Partizani, che c'è stato feeling con chi lavora con me, dalla sede ai magazzinieri, ai massaggiatori, allo staff medico, veramente siamo una famiglia unita, abbiamo tutti lo stesso obiettivo e a volte non è facile incontrare tutte queste tutto questo, trovarlo e andare nella stessa direzione, quindi faccio complimenti al mio staff, faccio complimenti alla società, naturalmente al direttore Moggi che ha avuto la brutta idea di contattarmi, perché quando lavoro tanto, forse pure troppo, quindi... E che ha 80 anni è ancora sulla carreggiata? È entusiasmante la voglia che ha di essere di dare una mano, veramente si sbatte, lui come il resto della società, perché comunque lui essendo consigliere del presidente, abbiamo un presidente che è molto presente, che vuole assolutamente che il Partizani sia la squadra più forte di Albania, ci tiene, ha fatto degli investimenti perché vuole il massimo dagli uomini e dai suoi calciatori. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie.